cos'è la borsa dell'energia? La borsa dell'energia, in particolare la borsa dell'energia elettrica, è un punto d'incontro tra la domanda e l'offerta di energia elettrica, dove chi vuole vendere energia elettrica può fare delle offerte e chi vuole comprare energia elettrica può andare e fare una richiesta di acquisto a determinati prezzi per determinate quantità. Quali sono le criticità della borsa dell'energia italiana? Come tutti i mercati organizzati, hanno bisogno di tempo per andare a regime. In funzione di come evolve il fabbisogno dei consumatori finali e la capacità di produrre energia elettrica, anche i mercati possono necessitare di accorgimenti e di correttivi. Potrebbe essere che in futuro si uniranno ai mercati dell'energia anche dei mercati dei cosiddetti servizi di flessibilità o addirittura dei mercati della capacità, proprio per far fronte a quelle esigenze di prezzo efficiente, ma anche di continuità e di sicurezza del sistema. Ecco, tradotto volgarmente, la prospettiva futura qual è? La prospettiva futura è, siccome abbiamo un sistema, in particolare in Italia, dove convivono fonti rinnovabili molto importanti perché danno un impatto positivo all'ambiente e fonti convenzionali che sono quelle che permettono di sopperire alle intermittenze delle fonti rinnovabili, è importante trovare dei modi in che permettano di convivere queste due tecnologie, modi che siano efficienti da un lato e che garantiscano la sicurezza del sistema, perché quello che non vogliamo è un blackout quando andiamo a casa e accendiamo l'interruttore o attiviamo la lavastoviglie e l'energia elettrica non arriva. Una cosa importante in questo momento specifico in cui le fonti rinnovabili hanno assunto un livello di produzione e disponibilità particolarmente elevato nel contesto italiano è quello, oltre che di valorizzarle, anche di responsabilizzarle in termini di impegni che avrebbero sul mercato. Molto spesso, come consumatore finale, io per primo mi chiedo come mai la bolletta è così complicata e come mai ci sono tutte queste voci che insistono sul prezzo che io vado a pagare. Ecco, se ci focalizziamo solo sul prezzo, immaginate che nella borsa elettrica l'energia ha un valore che cambia ora per ora. Quindi per tutte le 8.760 ore dell'anno il mercato organizzato esprime dei prezzi tipicamente differenti. Una cosa importante che tutti i venditori fanno è quello di stabilizzare questo prezzo e quindi di portare ai clienti finali delle forniture che abbiano delle condizioni economiche il più possibile stabili nel tempo e che permettano di mitigare queste discontinuità che alternativamente renderebbero la nostra bolletta ancora più illeggibile. Per fare questo si mettono in atto delle operazioni di gestione del portafoglio energetico e quindi delle operazioni che noi chiamiamo di risk and portfolio management e quindi si utilizzano dei contratti derivati finanziari o dei contratti bilaterali che permettono di stabilizzare questo prezzo dell'energia elettrica, mitigando così il rischio che il consumatore finale possa vedere delle componenti di prezzo troppo discontinue nel tempo e quindi difficili da capire.